posso rispondere? Beh, puoi iniziare col dirmi da dove sei sbucato fuori. Beh, sarebbe troppo difficile da spiegare, meglio che te lo mostri, seguimi. Questa è la mia bellissima macchina del tempo. Questo qui è completamente svalvolato, ragazzi. Tanto per cominciare, come ti chiami? Mary, in che anno siamo? Nel 2021, ovviamente. Prima o dopo lo sterminio e la dominazione dei gatti? Ah, forse è bene che noi due ci facciamo una bella chiacchierata. Ma, tu... Semplice, no? Da dove vieni? Io vengo dal futuro! Sì, come no. Beh, le cose sono due. O è del tutto pazzo, o c'è un fondo di verità. E a quel punto è una discussione troppo seria da affrontare in pigiama. Mi raccomando, non mi lasciate sola con questo qui. Ma non capisci la portata epocale di questa scoperta? Significa che ci sono riuscito! Si può fare! Posso andare avanti e indietro nel tempo come e quando mi va! Non ci posso credere! Allora i miei calcoli erano giusti. Potrei utilizzarla per nobili scopi, come ad esempio tornare indietro e fermare Hitler. Ecco, bravo, così ci evitiamo un sacco di storie da studiare. Oppure potrei conoscere Leonardo, Galilei, Einstein. Così fate la combriccola dei nerd. Oppure potrei tornare indietro al tempo dei dinosauri. Sì, e magari farsi sbranare da uno di loro, così la smette di parlare. O ancora assistere al Big Bang! Guarda che se vuoi visitare Londra ti basta prenotare un biglietto e puoi andarci comodamente in aereo. Non hai mica bisogno di una stupida macchina del tempo. Guarda che non ho detto Big Bang, ho detto Big Bang, hai presente? Tipo Big Bubble? No, grande esplosione, tanta energia, tanto calore, l'inizio di tutto? Beh, sì, più o meno. Almeno cos'è il sistema solare, lo sai? Questa non sa neanche dove abita. Bisogna cominciare dalle basi. Cari telespettatori e care telespettamucchie, io sono un astro... fisico. Fico, un astro fico, te l'ho detto tante volte. Astrofico lo vedremo. Cioè, ragazzi, scrivete alla fine se si è meritato questo appellativo di astrofico. E questo è un sistema solare. Questa enorme palla gialla al centro è il nostro sole, la nostra stella. Beh, senti, tu che sei un esperto, mi sono sempre chiesta, cos'è una stella? È una palla enorme di gas incandescente che brucia chilometri e chilometri di distanza da noi. Una scorreggia accesa? Ok, così è più comprensibile. Il sole è un po' il pezzo grosso nei paraggi. Ed è quello che dà il nome all'intero sistema di pianeti. Pensa un po'. Sistema solare, appunto. Il sole possiede il 99% di tutta la massa del sistema solare. Ed è importantissimo. Perché sono importanti? Perché ci riscalda. Esatto! Ci dona luce e calore bruciando a chilometri di... distanza. Esatto. Però io una cosa la so, il sole, proprio perché fornisce luce, illumina alcune facce dei pianeti. È lì dove è illuminato è giorno, mentre dal lato in cui non ci arriva la luce dal sole è notte. Esattamente, proprio così. Questo perché? Perché i pianeti ruotano su se stessi, oltre che ruotare attorno al sole. Quanti sono i pianeti del sistema solare? 8. E ci riuscì! Vediamo se conosci i nomi di questi pianeti. Ho un sistema per ricordarli. Le guerriere Sailor. Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Venus. Sailor Moon, Luna. No, no! La Luna non è un pianeta! È un satellite. I satelliti sono semplicemente degli accessori dei pianeti. Ci ruotano intorno, tipo la Luna, intorno esatto. Alla Terra. E sai quante ce ne sono nel nostro sistema solare? No. Più di 300. Ce ne sono di due tipi. Ci sono quelli più piccolini e vicini al Sole, che sono i pianeti rocciosi. O te? Terrestri. Brava! Poi ci sono altri quattro pianeti più grandi, cicciottosi, e più lontani dal Sole, che sono i giganti gasati. No, gassosi! Non gasati! Lì, dai, un po' di bollicine! I pianeti terrestri, quelli più piccolini, quali sono? Mercurio è il più piccolo e il più vicino al Sole. Questo qui? Esattamente, questa pallina piccolina è composto per lo più di
roccia. Non possiede atmosfera, quindi è inutile che ci vai perché non respiri. Se stavi prenotando una vacanza, evita. Ok. Anche perché ci sono più o meno 400 gradi sulla superficie e non mi sembra il caso. Poi abbiamo un altro pianeta, il secondo. Venere! Detta anche la stella del mattino, pur non essendo una stella. Perché è lucente. Perché è lucente? Perché riflette la luce del sole. E quindi si vede al tramonto. Su Venere, ci possiamo andare? Non lo so, è vicina, sì, andiamoci. Siamo no! Su Marte. No! Come no? Perché anche lì le temperature sono elevatissime. Ha un'atmosfera, ma un'atmosfera formata da gas nocivi all'uomo, tra cui anche l'acido solforico. Quindi a meno che tu non respiri acido solforico, non puoi vivere. Ci scioglieremo. Esattamente. Piogge acide. Ok, non ci vogliamo andare. Passiamo avanti ad un pianeta più esatto. Abitabile. Cosa c'è adesso? La dovresti conoscere, è lì, la nostra via Terra, guardate che carino. Il pianeta più importante almeno del sistema solare, perché è l'unico punto dell'universo a nostra saputa che contiene vita. Anche se a guardarti non credo sia vita intelligente, ma comunque vita. Ma come ti permetti? Non sei per niente figo. Dopo la Terra abbiamo un altro pianeta. Dai! Marte! Esatto! Marte. Potremmo in un futuro andare su Marte, per questo lo studiamo, ma non ci sono forme di vita sul pianeta. Vabbè, niente alieni. Niente piccoli omini verdi su Marte, solo distese e deserti ferrosi, danno appunto questo colore rossastro che gli è valso il titolo di pianeta rosso. Esatto! Aiuto, salvatemi! Marte e i pianeti gassosi, cosa ci sta? Una fascia di asteroidi. Cosa sono gli asteroidi? Pezzi di roccia qui e lì. Roccia, detriti, ghiaccio. L'immondizia dell'universo. Sì, 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 l'immondizia dell'universo. Dopo la spazzatura, cosa abbiamo? Il primo dei pianeti gassosi. Giove. Esatto, oh. Il più grande, anche il più affascinante. Facciamolo vedere. Qui. Perché è il più affascinante? Non mi pare così bello, è più bello perché questo qui. Perché è enorme, ha quasi 300 volte la massa della Terra e sostanzialmente è una stella che non ce l'ha fatta. La chiamano la stella mancata. Questa palla enorme, chiamata Giove, ruota velocissima su se stessa. Pensa che un giorno su Giove dura soltanto un'ora. Signori e signori, dopo Giove cosa abbiamo? L'idolo di tutte le signore che vogliono sposarsi. Anelli! Anelli! Il pianeta con gli anelli! Saturno! Saturno, esattamente. Ha questa caratteristica di avere gli anelli. Di cosa sono fatti questi anelli? Di ghiaccio, esatto, la solita immondizia. È fatta da detriti di ghiaccio, di roccia, che sono molto riflettenti. Per questo noi dalla Terra riusciamo a vedere gli anelli di Saturno. Quindi luccica. Esattamente, ha degli anelli luccicanti. Urano non è un'altra delle Sailor, ricordiamo, non è un'altra delle Sailor. Peccato. Sono dei pianeti molto, ma molto freddi, ai limiti estremi del sistema solare, e ricordate che vi avevo detto che anche altri pianeti possiedono anelli? Parlavo esattamente di Urano, e insieme al fratellino ultimo pianeta del sistema solare, che è questo qui, Nettuno. Esatto, perché Nettuno gli vuole bene. Esatto, non quindi se lo calcola Nettuno. E che si fa su Nettuno? Beh, diciamo che non essendoci forme di vita, sembra un po' difficile che ci sia anche un po' di vita notturna. Anche perché un giorno dura qualcosa come 287 di quelli terrestri, quindi mi sa che un giorno dura 287 giorni terrestri? Dopo Nettuno cosa abbiamo? Plutone! Esatto! Sì. Non è un pianeta, ma bensì è stato declassato a pianeta nano. Con questo abbiamo concluso tutto quello che c'era da dire sugli oggetti che vivono e popolano il nostro sistema solare. Ma tu ne sai davvero un sacco! Ragazzi, è davvero un astrofigo! Basta, se l'è meritato quest'oggi, hashtag astrofigo! Sarei ora ed ora ad annoiarvi con la mia sapienza, ma ahimè, voi non siete un Nobel. Ciao, è stato bello conoscerti! Oh, Wiedersehen! Ciao, Melle! Oh, ragazzi, sta funzionando davvero! Sono partito! Ah! Ma, cioè,
ci fai ancora qui? È conciato in questo modo? Non hai idea di dove sono finito. A giudicare da come sei vestito nel mondo degli unicorni. Non lo so e non lo voglio sapere. Si vola! Ciao, Ben! Ciao! Beh, tanto sono sicura che sia ancora qui. Oh no, ragazzi, è partito davvero. Questa volta se n'è andato veramente. Beh, lo so, dovrei essere felice perché parlava un sacco. Però in realtà penso che mi mancherà un pochettino. Sto pensando, visto che l'armadio è il mio, magari potremmo andarlo a trovare. O che ne so, magari teletrasportarci da qualsiasi altra parte del mondo. Volete che proviamo? Vi ringrazio di avermi seguito in questa avventura e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!